Facciamone una soft. Vado a cercarla. Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta. Slater, sempre uno. Ok, vi facciamo questa canzone. Siccome Andy ha dato l'input al romanticismo, questa canzone è dedicata a un mio carissimo amico che ha accolto a casa sua una ragazza, era pieno di entusiasmo e di martini e non si è accorto all'ingresso di lei nella sua residenza di quella atroce, triste e perentoria frase, per non dire lapidaria, che molte ragazze enunciano quando entrano a casa tua. La frase incriminata è questa: in questa casa manca un tocco femminile. È l'inizio della fine. Nella fattispecie questa canzone parla di Carlo Duccoli, che si è trovato la casa completamente riarredata con degli stranissimi mobili Ikea. Intendiamoci, non ce l'ho con l'Ikea. Ogni buona casa deve avere un buon oggetto Ikea, assolutamente inutile come tutti gli altri, ma ce lo deve avere. Il discorso è che qui proprio lui si è trovato praticamente traslocata tutti i suoi oggetti, tutti i suoi poster di Marley, tutte quelle vecchie racchette da tennis in legno, quella di Vitas Gerulaitis, ve lo ricordate, appesa al muro. Poi tutti altri piccoli oggetti, non so, le bottigliette della Guinness, quelle piccole comprate a Dublino, messe lì così, che le donne chiamano i tirapolver, totalmente prive di ogni sensibilità. E al posto del mignon della Guinness ci mettono la bomboniera della loro amica, che è un oggetto assolutamente inutile, che quando è un portaoggetti dopo una settimana ha perso il coperchio, oppure il pallino che sopra ti permette di aprire il coperchio, è una tragedia. Però veniamo alla canzone. Questa canzone c'è tutta la lettera e parla di quelli che veramente si trovano fuori di casa. Ce l'hai? Hai? È perché io non dico mai il titolo della canzone al russo e lui si trova un po' in difficoltà. La morbidissima, cioè una canzone che proprio con le 8 di sera non c'entra niente, ma ve la suoniamo lo stesso. Lettere d'amore, lettere d'amore. Io non ne scrivo più, non ho più parole. Mi nascondo e mi difendo. Una lettera d'amore non si deve comandare, bisogna anche calcolare che può anche far male. L'indirizzo era il mio, mentre adesso l'amore mio è sconosciuto e si confonde e si nasconde nelle case e nelle tasche della gente. Nel frattempo sta passando il temporale su di me, proprio adesso che non ho più la parola, e nell'istante che si abbatte il temporale sono qui, io, senza niente, lettere d'amore, lettere d'amore, io non ne scriverò serio. Ecco questa qua,
e facciamo questo perché siccome si è creata questa distanza tra noi e voi, penso che noi un po' che sogniamo, un po' soprattutto una provincia di Brescia, ma anche a Bergamo.